Ehi, hey, Lacio, ormai io sono Mazzatessa e ben ritrovato in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Dovrebbe essere l'episodio numero 61, già 61. Nulla, allora, dobbiamo fare la trama di Northumbria ora, è praticamente l'unica cosa che ci è rimasta per poter continuare, perché tutto il resto non è Jay. Questo non lo voglio fare, quello di ammazzare la gente di notte E qua il discorso a Pictavia e Northumbria lo voglio fare solo dopo aver fatto Northumbria, per cui l'unica cosa che rimane da fare è andare a incontrare il tizio deposto qua. Allora, vediamo un attimo se abbiamo qualcosa da saccheggiare, strada facendo. Cioè no, saccheggiare, ma liberare più che altro. Sembra di no. Allora, ci muoviamo in qua. Pian pianino. No, non voglio entrare là. Prendere. Se vado di là scopro delle cose. Ci sono delle cose. Ah, aspetta. No, non c'è nessuno di là, sembra. Eh? Perché sto così male? Ah, sta morendo di fame? Ops. Va bene, scivola. Ok, dobbiamo curarlo. Va bene. Dai, andiamo là che dobbiamo fermarci, sono tutti stanchi, tutti muoiono di fame, sì. Ci fermiamo qua. Mangiamo, dormiamo, tutti felici, no? Speriamo. Allora, campamento, scusate che cambio camera, perché poi mi dimentico sempre di fare i cambi di camera. Lo si è tappati facili e poi dopo rompo tutto. Allora, Gunnar ha un trauma moderato, quindi dovremmo curarlo con... chi è che era che curava? Scusate, sono un po' Roscoe il più alto, se non sbaglio. Heal a 4, sì. Allora, Roscoe, tu cura Gunnar, sì. E poi lo curi ancora. E così dovrebbe essere a posto lui. Allora, Sir fa erbe e ci piace. Sveina, perché non fa nulla? Allora, Sveina potrebbe fare caccia, ma noi abbiamo abbastanza. Sì, non dovrebbe andare a male roba. Infatti non abbiamo nessun preserve. Qua ci sono, allora, due Heardmen ancora degli Shift, tipo Aedis può nulla. Può riparare, ma solo rank 4. Hai qualcosa di interessante da riparare? Qualcosa che abbiamo equipaggiato, magari. Ah, ok, lo dice sotto se è equipaggiato o meno. Scusa, ma non vai in ordine, no? Sì, forse sì. Ok, questo ce l'ho io. Ah, le mie due cose sono leggermente danneggiate. Quanto mi costa? Due salvage. Ne abbiamo di salvage, non tantissime in realtà. E questa mi costa tre hides. Sì, dai. So che riparare quella. E poi ci sono io che posso hunting. Perché guard è a posto di tutto. Va bene, dai, abbiamo tutti. Mitta tutti, cioè abbiamo carne per tutti, no? Non abbiamo più carne? Abbiamo pochissima carne, vabbè, dai. Adesso andremo a cacciare, quindi un po' di roba la ricaveremo, no? Ah, hai disporto qualcosa da bere? Qualcuno vuole un sorso o 10? Migliore idea di sempre. Va bene, questo dovrebbe aumentare il morale a tutti. Ok, lui sta bene. Abbiamo dato 3 medicine, per le altre abbiamo consumate. Perso 3 razioni, ma guadagnato 56 di carne. Abbiamo un sacco da preservare adesso.
Un sacco da preservare. E allora, qua ho trovato Scouted Area. Allora andiamo qua, che non dovrebbe allungarci troppo. 26 di legno, buono. E qua ci arriviamo senza essere morti. Sì, dovrebbe. Ok, hanno perso l'hangover. Quindi, buono. Lui è esitante, ok, dai, non è più girato malissimo. Soliti, andiamo con i soliti e vediamo un attimo che cosa ci succede qua. Non sono tanto a favore di questo ragazzo, perché ricordiamoci che ci ha fatto massacrare della gente a caso in Northumbria, anche se il re non è che si è posto molto meglio, nei nostri confronti. Quello dei Pitti è stato... Mistletoe, Foxglove, Speedwell. I wouldn't mind getting lost in this forest. I wonder what ancient secrets are woven between the trees. Ok, Roscoe, quindi ci dici che ci possono essere un sacco di erbe per noi? Allora, la mappa cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che è tutto ruotato storto a caso? Scusami, ma... Noi siamo in alto a sinistra, quindi questo dovrebbe essere in alto a sinistra. Non riesco proprio a capire il senso in cui mettono le cose. Ah, qua c'è un beehive. E dobbiamo andare in giudice, là. Però vorrei prima esplorare un pochettino, vedere che cosa si può trovare nell'area, perché ci sarà molto probabilmente un cairn. Tra qua... guarda anche una cassa. Valuable armor padding. Ah, c'è una croce da distruggere. Non sarei così iconoclasta se non ci fosse un achievement collegato. E qua? C'è un sacco di roba che non si può raggiungere da qua. Allora, vediamo un po'. Proviamo a esplorare un po' qua che cosa c'è. Le erbe ci fanno bene. Cos'è qua? Ah, c'è una guardia. C'è già gente di là. Mi sa che qua per forza dobbiamo passargli accanto. No, ok, abbiamo trovato il cairn, buono. Qua si può tipo salire. C'è un tizio. E una cassa. Un'erba. Potrei anche tagliare effettivamente questa cosa, facciamo che metto in pausa e ci vediamo tra poco. Niente, continuare a esplorare, ma nulla, perché siamo finiti in questo dialogo qua con la sentinella che ci ha chiesto roba. Prima di andare, però, in mezzo al capoletto, ho guardato tutto intorno, non c'era granché. Ci sono delle persone in giro, ma nulla di... che abbia scatenato le quest. L'unica cosa di strana che ho visto, con cui non ho interagito perché mi ha un po' fatto specie, sono questi due stacchi, sembra, sanguinanti, che bruciano. Non ho osato interagirvi. Può essere che ci sia qualche... Boh, sono piccoli, per cui mi fa strano che sia un cadavere che si è poi dato le fiamme. A meno che non sia di qualche bambino. Però, boh, non lo so cosa sia che stanno bruciando là. Qualche sacrificio, boh. E nulla, ci rimane solo da vedere appunto qua la zona di accampamento, diciamo. Facciamo un giretto, poi ci entriamo, insomma, magari da quest'altro lato. Back again, sì, sono tornato, sempre io. Cioè, lui non mi ha mai visto, ma va bene. Allora, mi sa che non c'è nulla di... sì, questi si possono rubare. Ah, qua c'è un'erba. Ti stavo guardando. Va bene, ma non me ne frega.
avessi voluto essere aggressivo l'avrei già fatto, non ti pare? Ah, c'era ancora qualche piccola cosina da vedere qua. C'è un uomo, va bene. Ma ne abbiamo trovati vari di sti uomini così a caso che... Qua c'è... La croce per spostarsi. E qua... Ah no, qua c'è questa roba qua che non ho... Che avevo percepito ma... Non avevo potuto interagirvi. Che cos'è? Ah, ok, una pietra con delle rune sopra. L'abbiamo già incontrato l'altra volta di quelle. Quante potrebbero essercene? Boh. Non lo so, c'è un achievement collegato a questo. Non lo so, può essere. Mi ha detto una cosa da achievement. Quindi dice, quante potrebbero essercene? Allora, andiamo di qua. Andiamo al nostro giretto isterico. Che poi with you. Ok. Dimenticano che il nostro dio e il loro dio non sono lo stesso. Ci può stare. Nulla, visto che era l'unica cosa saccheggiabile, quella che abbiamo visto là. Va bene, allora, mi sa che l'unica cosa che possiamo fare è interagire con Eangtifst. Una donna anziana. Vestita da viaggiatore, stava davanti a una tenda con... Ma questa era una... venditrice, vabbè. Non mi aspettavo di trovare un mercante qui nell'accampamento. È una cosa conveniente per quelli che seguono Etherred. È una sicurezza per la comunità circostante. Se portiamo i nostri contributi nell'accampamento, gli uomini non devono venire a bussare. Etherhead forza i villaggi a supportare questa guerra? Certo, ha il potere di prendere quello che vuole. Quindi glielo diamo di nostra spontanea volontà, è più facile per tutti. Posso vedere cosa vendi? Certo. Sei conosciuto come un amico di Northumbria. Ah, sì, ok, va bene. Non vendono schiavi, che è l'unica cosa che potrei, in cui potrei essere interessato. Potrei vendere forse un centinaio di razioni, ma... una razione... Dai, allora diamo un po' di razioni, dai. No, non 400... Scusate, io volevo arrivare a 100. 100 razioni. Perché no? Tanto siamo abbastanza in gamba con la caccia. Ah no, these disagreeable prices. Ma anche se... No, ok, allora niente. Va bene, se... Sì, va bene. No, ma quindi dov'è il tizio con cui dobbiamo parlare? Ah, è qua dentro la tenda, mannaggia che si nasconde. Vada. Ok, la tenda di Etherhead è piena completamente di roba di tutti i tipi. Ceppi, sacchi pieni di pellicce, insomma, un sacco di cose di ogni tipo. È vuota se non per Wada, che non sembra peggiorato. No worse for wear. Oh. Da quando l'hai visto tu l'ultima volta? Ah, Clafford Mazzatesse. Sono contento che hai deciso di venire qui in seguito alla mia offerta. Non avevo altre possibilità. Siccome il nostro precedente futuro re dovrebbe raggiungerci presto. Posso offrirti da bere? Non mi fido molto. Avremo tempo per bere più tardi. D'accordo. Ah, ok. Spero di non averti offeso con questa offerta. Abbiamo avuto pochi contatti con le vostre persone fino ad ora e non so quasi nulla della vostra cultura. Al contrario, la vostra ospitalità è apprezzata. Wada sta per rispondere quando Etherhead il primo... Si avvicina alla tenda. Ok,
E lancia con rumore le sue armi sulla spalla, sulla tavola. Come è andata la caccia, maestà? Oh, non ha portato a nulla. Il nostro accampamento sembra aver spaventato buona parte delle prede. E non sono ancora il tuo re, quindi smettila di chiamarmi maestà. Certo, Vostra Altezza. Etelred ti raggiunge e ti prende, ti stringe il polso fermamente. Un saluto inaspettato e caloroso. Devi essere pazzi test dei danesi. Wada mi ha detto che hai fatto una grande impressione alla corte di Osred. Poi si versa della birra e prende un gran sorso. Qualcuno gli ha spiegato i dettagli della situazione? Non molto. Permetti un paio di domande? Ti dirò tutto quello che so. Come hai perso il trono all'inizio? Avevo 10 anni quando sono diventato re. Dopo... Che il padre, cioè l'usurpatore di mio padre, Arred, è stato scacciato da Eofor Wick. Ho regnato per 5 anni, portando avanti quello che mi aveva lasciato mio padre. È stato tempo di pace e di stabilità per tutto il regno. Dopo, come mio padre prima di me, sono stato deposto a Wittenhagenmot una decade fa. Non ti annoierò con la politica, ti basti sapere che sono stato forzato a stare in esilio. Il mio trono è stato preso da Elfwald, il cugino di Osred e figlio di Alred. Elfwald è stato ucciso lo scorso anno e, come sai, Osred ora siede su quel trono. Ma non regnerà a lungo. Non hai problemi a lavorare con dei non cristiani? Perché dovrei? Mi sembrate delle persone capaci, non ho nulla da perdere e tutto da guadagnare, da prendere il vostro aiuto. La nostra collaborazione potrebbe essere un po' strana politicamente quando riprenderemo il trono, ma sono sicuro che non c'è nulla che non possiamo risolvere quando verrà il momento. Cosa significa quando riprenderete il trono? Dobbiamo prima ricollegare un po' di rimettere a posto un po' di cose e assicurare che tutto sia a posto. Poi ci dovremo occupare dei Pitti. Sì, le tribù del nord sembrano aver fatto pace l'un l'altra negli anni passati. Hanno iniziato a guardare con minaccia la sicurezza di Northumbria. Sicurezza di Northumbria. La cosa importante è di rassicurare la longevità del mio secondo regno, quindi che posso stare al sicuro e mettere da parte le risorse per supportarti con la tua necessità. Quindi se ti aiutiamo a riprendere il trono, avremo il supporto di Northumbria. Questo è tutto, effettivamente. Se agiamo rapidamente possiamo avere un potere stabile prima del raccolto e avremo molto tempo per aiutarti con i tuoi problemi. Ho bisogno di avere assicurazioni. Etelred guarda con te cioè verso di te con attenzione per un momento. Poi poggia la sua insomma, e si drizza la schiena. Mette un'espressione seria e piatta, e mette la sua mano sul suo petto. Hai la mia parola, nell'onore della mia famiglia, come passato e futuro re di Northumbria, sarò tuo alleato fin tanto che siederò sul mio trono. Qual è il vostro piano? Avevo bisogno del supporto della Chiesa. Non abbiamo bisogno di un supporto che sia vistoso e palese. Abbiamo bisogno di sapere che possiamo contare sul vescovo
quando ritornerà sul trono. Non potremmo essere di molto aiuto in questa situazione. Al contrario, mio caro uomo, siete esattamente quello che abbiamo bisogno per vincere Anbald. Giusto, voi due continuate a parlarne, controllerò, gli uomini. Ok. Una personalità molto forte, il nostro futuro re. È quello che vuoi da un leader, va bene per il suo regno. È di sicuro un miglioramento sulla debolezza e la poccaggine della corte di Osred. Ma questione alla mano. Come guadagnarci il favore del vescovo di Anbald? Perché è necessario il suo supporto? Normalmente i re sono incoronati da Sulwitenagemot. Witenagemot, l'incontro degli uomini saggi. Il vescovo è parte di esso e supporta chiunque decida il consiglio. Quindi, visto che vogliamo tornare a riportare il trono prendendolo con la forza, non possiamo contare sul vescovo, ma vogliamo che abbiamo comunque bisogno di lui quando Aetherred è di nuovo re. Anbald non ama nulla di più dei pagani convertiti. Quindi se gli fai pensare che vi abbiamo portato nel gruppo, insomma, sarà molto impressionato. E come lo convinceremo di questo? Di sicuro ti metterà alla prova. È comune di usare le lettere degli apostoli per un... No, penso che sia Apostles' Creed. Per un obiettivo del genere. Se puoi recitarlo correttamente, sarà una prova sufficiente. Va bene, sembra abbastanza fattibile. Dimmi le parole. Ascolta attentamente. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, figlio di Dio, unigenito, nostro Signore, che è stato concepito dallo Spirito Santo, nato da Maria Vergine, sofferto sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. Ah, è il credo degli apostoli. Morto e sepolto. Disceso tra i morti, il terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e verrà per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica e Apostolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione del corpo e la vita eterna. Ok, tutto. Dovrebbe convincerlo abbastanza. Albert vuole credere che tu sei convertito. Questa è la chiave di tutto. Non solo è un'affermazione della forza di Dio, ma vuole supportare Aetherred. Lui sa che non può sopravvivere a quello che capita dopo il colpo di stato, altrimenti. Allora, diciamo per ora, vediamo cosa succede se gli diciamo che non siamo ancora del tutto convinti. È una decisione importante. Conosci il piano. Se decidi di aiutare, vai dal vescovo e fai come ti ho istruito. Tutti quelli che aiutano Aetherred a riprendere il trono avranno un gran debito di gratitudine. Il regno di Northumbria sarà un forte alleato. Nel frattempo, continueremo nei nostri preparativi.
Ok. Ah, chi è questo cutter con cui posso parlare? Oh, eccoti, straniero. Cioè, eccovi, stranieri. Avete incontrato per caso quattro tizi e un paio di ragazze mentre venivate qua all'accampamento? Sì, penso che fossero tipo a destra, in là. Stavano bene? Cosa è successo? Sembravano a posto. Grazie agli dèi. Pensavo che potesse essere capitato qualcosa di orribile a loro. Se li incontri di nuovo, digli di riportare. Di fare riferimento a me. Il mio nome è Cutter, sono il maestro d'armi di Etherred. Ok, ma erano davvero tipo a bere qua sopra? Sono qua. Sono loro, mi sa, eh? Quattro uomini e due. No, ne manca uno. Ok. Quando ti vedono saltano in piedi e preparano le loro armi. Hanno bevuto un po' troppo, di sicuro. Farei la seconda, un po' più aggressiva. Mettete giù quelle armi, a meno che non vogliate una sculacciata come non avete mai visto. Ci ha mandato Cutter. Lasciano tutte le armi subito. Sono delle persone giovani e sensibili, nonostante la birra. Puoi dirgli che stiamo bene, non c'è bisogno di preoccuparsi. Quindi dovete tornare e dirgli da lui che la caccia è andata bene. Non ci siamo ancora occupati dei lupi. Ce ne sono troppi. Troppi lupi per 5? Disprezzaci come quanto vuoi. Ce ne sono una dozzina. E quelle bestie sono pericolose. Va bene. Chicken shit, non so cosa sia. Boh, sembra tipo cacca di pulcino. Ditemi dove trovare quelle creature. Lo farai perché? Sono dalla parte di Etherhead per ora. E probabilmente avremo bisogno di voi in seguito. Ok, penso. Le viste nei boschi appena a nord di qui, in un percorso dritto tra gli alberi. Va bene, me ne occuperò, ma abbandonate le bevute. Ma è qua o devo andarmene da un'altra parte? Scusatemi, ma. No, è fuori da qua. Mi sa che è in un'altra zona. C'è altra gente con cui possiamo parlare invece qua nel campo. Ah, c'è Tara. Tara la tiara. Lei è la mercantessa. Ok. Fango sulla faccia. E una foglia tra i capelli. Siete quegli stranieri che ha portato Wada, no? Sono Tara, capitana degli scout. Degli esploratori, perché scout, diciamo, traduciamo. No, non farei una cosa sessista così. Anche noi stessi non lo siamo, siamo in un mondo un po' parallelo. Di cosa hai bisogno, Tara? C'è una spia tra i miei ranghi. Ho bisogno di un aiuto di un estraneo. E sei l'unico visitatore che abbiamo avuto da settimane che sa come tenere un'arma. Posso aiutarvi, ma il mio aiuto non è gratuito, direi.
Ti mostra circa 600 valuable. Se ho uno scout, un esploratore meno da pagare alla fine di questa guerra, ci sono 30 pence che posso offrire invece a te. Va bene. Oh, grazie. Per fortuna qualcuno vuole fare qualcosa qua. Non so chi sia la spia, altrimenti gli avrei già messo un pugnale nel bulbo oculare. Ma so chi è il suo contatto. Un conciapelli, brutto serpente chiamato Willibrord. Sta venendo qui con la sua vendita usuale di pelli da sud. Per strada, Broad è stato a Eoforwic per chiacchierare con alcuni degli uomini di Osred. Cosa stai chiedendo di fare? Intercettalo prima che raggiunga il campo e fargli dire con chi si sta incontrando. Non mi interessa se sopravvive o meno alla domanda. Poi prendi quella spia e pretendi che Osred ti ha mandato per comprare le sue informazioni. Una volta che abbocca, uccidilo. Va bene. Anche qua dobbiamo andarcene, però, mi sa. Allora c'è un menhir qua. Ma qua, il tizio che c'era davanti al coso, possiamo fare parlare lettera, testamento. Cavolo, sto registrando da mezz'ora, ma sono un pazzo furioso io. Vediamo sto tizio se ci dice qualcosa, poi chiudo, stacco fortissimo, niente. Ciao, ciao, è stato un piacere, lasciate un piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo episodio, ciao!